Professor Nenna. Oggi un importante incontro dedicato alla genitorialità, alle nuove frontiere, su questo tema sempre alla ribalta. Su che cosa relazionerà oggi? Io parlerò di genitori. I genitori di ieri non sono molto diversi dai genitori di oggi, nel senso che comunque il loro compito lo era, è importante, lo era un tempo importante, lo è tutt'oggi, e quello di tutela dei propri figli. Parlerò fondamentalmente delle forme di tutela dei bambini nel processo di adozione. Quali sono queste forme? E innanzitutto partirò anche dalle criticità, vale a dire i tempi. Lì tra l'altro il giudice onorario esattamente del Tribunale per minorenni di Bari, ecco, sì. Dalla sua esperienza cosa ha potuto notare? Che sono fondamentali i tempi, che devono assolutamente coincidere, i tempi del processo di adozione devono coincidere con i tempi di crescita del minore, perché il rischio enorme è quello di istituzionalizzazione del bambino, che spesso nella fase di giudizio si trova collocato nelle comunità o presso delle famiglie altre, che probabilmente potrebbero essere poi in futuro le famiglie che adotteranno il minore stesso, o meno se i genitori naturali decideranno di riconoscere i bambini. Le parlo proprio anche dei bambini che vengono abbandonati alla nascita, riconosceranno in tempi tardivi, in maniera tardiva, il proprio figlio. E la legge ancora una volta si dimostra sempre un po' arretrata rispetto a questi temi. Ma in realtà non è la legge, è la volontà di dare ancora una possibilità a quella coppia che in un primo momento non si sente in grado o viene ritenuta non adeguata a svolgere il ruolo di genitore.